Buongiorno a tutti. Nell'incontro di oggi vedremo un esempio di interoperabilità tra il software Axis VM e il software Allplan. Faremo proprio un esempio di progettazione BIM, proprio un flusso di lavoro, come ci comportiamo, come si comporta il progettista architettonico, il progettista strutturale quando ci si avvicina ad una progettazione di tipo BIM. Lascio la parola al collega Massimo Cavagna di Allplan, così lui ci illustra il progetto architettonico, poi vediamo tutte le fasi che abbiamo seguito per il nostro progetto. Ok, si sente? Sì. Allora, quello che vediamo è un progetto reale, la costruzione, il progetto di una villa. Questo è un nostro cliente che ce la fornisce, l'architetto Giacomo Ponfiglio, che ha la fortuna appunto di fare questi modelli splendidi. Allora noi appunto, come diceva Paolo, faremo un flusso di lavoro reale, diciamo io sono, diciamo, faccio il progetto architettonico e ho ipotizzato, diciamo, a parte la, diciamo, appunto la parte architettonica, ho ipotizzato alcuni, diciamo, alcuni elementi strutturali che però sicuramente non sono sufficienti. Per cui vado magari a isolare alcuni elementi, così navighiamo un po' questo, questo modello. Ok, magari lascio soltanto il piano inferiore, in questo modo, e andiamo a vedere cosa ho pensato a livello strutturale. Diamo il tempo al software di attivare il piano terra. Vedete che io ho inserito dei solai in cemento, delle travi, e quindi diciamo, cos'è che dovrò fare? Dovrò andare ad esportare un formato, un modello IFC di questa villa, per poi ovviamente andare a fare l'analisi strutturale. Ok, qui praticamente posso eventualmente andare a isolarmi ancora di più, diciamo così, il modello, in modo da vedere soltanto, a isolare quelle che sono le strutture. Lo vedete qui, e quindi vado in questo caso a esportarmi. Naturalmente dovrò esportare anche l'intero modello per dare modo all'ingegnere di avere le misure corrette, perché ovviamente se deve aggiungere delle travi, dei pilastri o quant'altro, dovrà avere le misure corrette. Per cui la procedura che vado a fare è semplicemente una esportazione, per cui mi porto sull'ambiente di condivisione dati e con una funzione specifica vado ad esportare il file IFC. Detto questo, genero il mio file, per cui genero il mio modello, diciamo che lo salvo in questo caso sul desktop, va bene, lo chiamo modello, ok. Va bene, ok. E quindi lo vado semplicemente a salvare. Allora, diamo il tempo di salvare, dopo magari lo apro anche con un visualizzatore IFC per mostrarvi appunto effettivamente che ho esportato soltanto questa parte di modello. Qui ovviamente lui sta generando tutti gli oggetti, per cui il setto, i pilastri e le travi. Vedete che vi dà un report di quello che è stato esportato in modello IFC. Se vado eventualmente a mostrare questo modello che ho esportato con un Solibri Viewer, vedremo in effetti il nostro modello così come lo vedevamo nella piattaforma di BIM Authoring. Ok, adesso vado a chiudere quelli che... Ok, vedete che ho effettivamente il mio modello, ok? Questo piccolo modello, diciamo, viene consegnato quindi al collega. Io magari ripristino il modello completo per mostrarvi appunto che questo era soltanto quello che io ovviamente ho inserito, perché per dire qui avevo un portico, per cui ho supposto che magari due pilastri ci vanno, insomma. Per cui questa è l'ipotesi dell'architetto, del progettista, che ha inserito alcuni oggetti strutturali che sicuramente, come dicevamo, non saranno sufficienti. A questo punto l'ingegnere caricherà il mio piccolo modello e andrà avanti nell'elaborazione. Ok, allora, come diceva il collega Massimo, lui ha fatto un'ipotesi di struttura, quindi dal suo file IFC lui ha fatto la sua struttura in un file
IFC, io vado ad importare appunto il suo file IFC, l'avevo chiamato struttura villa ipotesi, vado appunto a importare il mio file di tipo IFC con la struttura che aveva pensato lui, quindi quando non vengono riconosciuti gli elementi io vado a importare tutto il file IFC con la struttura come era stata pensata da lui, però naturalmente questo tipo di struttura non può bastare per verificare tutto l'edificio, perché lui aveva messo gli elementi che per lui erano importanti. Quindi con questo file che io posso caricare e con l'architettonico che anche mi ha passato, quindi andiamo a definire il materiale e gli spessori degli elementi che andiamo ad inserire, definiamo la nostra piccola struttura, la nostra ipotesi di struttura. Da questa ipotesi di struttura io ho pensato, invece di utilizzare delle solette come progettista strutturale, ho ipotizzato, guardando comunque anche l'architettonico, di fare una struttura con travi e pilastri. Quindi la mia prima ipotesi di struttura è questo tipo di struttura con tutti, seguendo l'architettonico che ci è stato fornito dal progettista architettonico appunto. Quindi dopo aver definito la nostra struttura andiamo innanzitutto a definire tutti gli elementi, quindi definiamo innanzitutto i carichi che abbiamo applicato sulla nostra struttura, facciamo tutte le combinazioni di carico e vediamo quali sono le sollecitazioni agenti sulla nostra struttura. Quindi io in questo modello posso vedere appunto tutte le caratteristiche della sollecitazione su tutti gli elementi. Posso vedere le sollecitazioni sui pilastri, ad esempio, le sollecitazioni sulle travi, posso andare a vedere i momenti agenti sulle travi, quindi abbiamo calcolato la nostra struttura, naturalmente dopo aver fatto l'analisi modale, abbiamo fatto un'analisi dinamica lineare, dopo aver calcolato la nostra struttura e verificato tutti gli elementi, quindi tutti gli elementi dopo aver calcolato la struttura sono stati verificati, quindi per le travi sono state calcolate tutte le armature, per i pilastri sono state calcolate tutte le armature, quindi per noi il modello strutturale era completo. Ma a questo punto, in questo flusso di lavoro, quello che c'è da fare è ripassare il modello strutturale al progettista architettonico per capire se la mia idea di struttura sia congruente col suo modello architettonico. Ci sono due strade: in alcuni casi il progettista architettonico già pensa ad una struttura completa, la passa allo strutturista, lo strutturista non fa altro che inserire i carichi, definire i materiali naturalmente e fare il calcolo degli elementi, oppure come in questo caso si parte da una ipotesi di struttura, da una parte di struttura. Quindi io ho fatto la mia ipotesi di struttura completa. Quindi cosa faccio adesso? Ripasso la mia struttura, quindi anch'io salvo il mio modello in un formato IFC e ripasso la mia struttura, quindi con il file esporto il formato di tipo IFC e chiamo questo file struttura villa. Quindi la mia è ancora un'ipotesi di struttura, anche se calcolata e corretta. Se questa prima ipotesi va bene, il nostro flusso di lavoro è finito. Se invece qualcosa non va bene, lo controlliamo e sistemiamo poi il modello strutturale. Quindi passo questo file IFC al collega che lo va a confrontare nuovamente col suo modello architettonico. Si viene? Ok. Per cui adesso io ricevo appunto il file elaborato, mi carico il file, per cui faccio l'operazione inversa, per cui vado a caricarmi il file, diciamo che faccio un importa IFC, vado a sfogliare e vado a importarmi il file. Vediamo che cosa succede, per cui confermo con ok, diciamo che me lo salvo in una struttura che potrebbe essere questa e diamo il tempo di caricare il tutto.
e vediamo se, diciamo, quello che è stato calcolato a livello di sezioni delle travi e quant'altro è congruente o meno. Diciamo che confermiamo, vedete che ho la mia struttura, la vado ad attivare sulla base del mio modello, per cui, diciamo, controllo che le sovrapposizioni siano corrette. Ok, e vediamo cosa succede. Allora, lo vediamo qui in finestra di animazione nel controllo progettuale. Vedete che noto già che c'è qualcosa che non va. Ad esempio, le travi, diciamo, di culmo sbordano rispetto al manto di copertura. Perché? Perché probabilmente o la sezione della trave o le quote in qualche modo, diciamo, non sono corrette. Faccio un'altra analisi, vado magari a richiamarmi una vista per controllare se la, diciamo, la trave che c'era lungo la scala poteva andare bene o meno. Qua ad esempio non riusciamo a vederla, però, diciamo, non va bene neppure quella, e a quel punto dobbiamo intervenire. Per cui, diciamo, qui ci sono delle cose che non vanno bene in realtà. Vediamo un po' se riesco a mostrarla. Qui magari vediamo di accendere un po' di cose. Vediamo se riesco a isolare magari il piano. Facciamo così, così vediamo un po' meglio la struttura. Magari spengo questo e vado ad accendermi questi che sono... Ah, ok, mancava il piano terra. Ok, e quindi, diciamo, vado ad accendermi anche il pian terreno. Vediamo un po' di controllare un po' meglio. Vediamo se arriva. Ok, entra la struttura. E dicevamo, se vado a vedere appunto qui, vediamo se riesco, vedete che sulla scala, ad esempio, noto che la trave sborda troppo sulla scala. Ok, per cui non va bene questo. Per cui non devo far altro che andare a informare l'ingegnere che, diciamo, le travi hanno una quota che non va bene o una sezione che non va bene, per cui bisognerà sistemare questo tipo di situazione. Che cosa faccio? Beh, niente, a questo punto lo comunico solo perché lui ha già l'impalcato di questo edificio, per cui, diciamo, semplicemente su mia segnalazione andrà a sistemare il tutto. Ok? Vuoi mostrarle come... Allora ti... Quindi... Lui mi ha segnalato tutte le modifiche che c'erano da fare, quindi questo noi l'abbiamo potuto vedere proprio perché nell'ambito di questo tipo di progettazione, scusate, eccoci qua, nell'ambito di questo tipo di progettazione è immediato il controllo tra i due modelli, tra il modello architettonico e il modello strutturale. Quindi, grazie proprio appunto al confronto tra i due modelli, noi siamo riusciti a vedere subito l'interferenza che c'era tra quella trave che io avevo pensato come una trave in spessore, però probabilmente, visto che c'era una parete, la trave alta sarebbe stata una soluzione migliore. Infatti, dopo aver visto tutte le interferenze che c'erano con il modello architettonico, ho modificato le sezioni di quelle travi che andavano a creare l'interferenza con il modello architettonico. Ho modificato le travi, quindi naturalmente, avendo modificato le geometrie degli elementi, la struttura deve essere ricalcolata, perché comunque cambiano le sollecitazioni sulla struttura. Ho ricalcolato la struttura come fatto precedentemente, e anche qua, quindi, i carichi naturalmente sono rimasti gli stessi, cambiano semplicemente le geometrie delle sezioni, però le sezioni devono essere riverificate. Quindi rivediamo, possiamo rivedere nuovamente, ma adesso non vi farei più vedere i risultati all'interno di Axis VM. In questo caso abbiamo ricalcolato il modello, abbiamo appurato che travi e pilastri, anche in questo caso, sono tutti verificati, abbiamo calcolato tutte le armature delle travi, e abbiamo esportato nuovamente il modello IFC per un ultimo controllo. Oltre al modello geometrico IFC, abbiamo anche esportato, c'è la possibilità di esportare
un modello IFC che, in cui sono presenti anche tutte le armature. Il modello che io ho esportato, così ho passato al progettista architettonico sia il modello IFC con le geometrie per controllare la congruenza del modello strutturale col modello architettonico. Guardate, questo, se non ci fosse stato questo tipo di progettazione, probabilmente sarebbe stato un errore di cui ci saremmo accorti in fase di realizzazione. Quante volte capita, si fanno le travi, poi si trovano le scale, magari quella trave abbiamo visto che sborda. Fortunatamente questo tipo di progettazione ci permette di evitare quei tipi di errori, quindi il risparmio anche in fase di esecuzione. Penso, insomma, in esecuzione si notano gli errori, si notano solo in fase di esecuzione, perché partendo dai DXF e facendo una modellazione strutturale da un DXF, alcune cose purtroppo possono sfuggire o al progettista architettonico o al progettista strutturale, mentre in questo modo siamo riusciti a evitare quei tipi di errori, quindi ci siamo accorti subito dell'errore. Ma il nostro flusso è stato proprio questo: lui mi ha mandato la struttura, io ho fatto una mia ipotesi, l'ho calcolata, gli ho rimandata e gli ho detto: Massimo, mi controlli questa struttura che sia coerente con l'architettonico? Lui l'ha controllata e mi fa: ci sono dei problemi, perché lì la scala va fuori, una trave sborda da un'altra parte, sul tetto sono troppo alte e bisogna abbassarle, quindi abbiamo apportato facilmente le modifiche che servivano appunto per rendere i due modelli congruenti. Quindi ho esportato un IFC di tipo solo geometrico, quindi con le travi, e uno con le armature, in modo tale, perché dopo aver calcolato tutte le armature di travi e pilastri, noi possiamo anche andare a vedere tramite un visualizzatore IFC quali sono appunto le armature all'interno della mia struttura, okay? Posso semplicemente, aumentando o diminuendo la trasparenza, vedere tutte le armature presenti all'interno della nostra struttura. E quindi io ho passato a lui entrambi i file, sia l'IFC solo con le geometrie per controllare la congruenza dei modelli, sia quello con le armature, perché può essergli utile anche quello. E vediamo se adesso la nostra progettazione va a buon fine. Ok, ci siamo? Perfetto, per cui abbiamo fatto tutte le nostre considerazioni del caso, andiamo a vedere. Io l'ho già importato praticamente il file IFC con lo stesso metodo che avete visto prima. Se vado a vedere, ad esempio, richiamandomi quella famosa vista che mi ero salvato per controllare la mia scala, per cui la vista del soggiorno, vediamo che a sto punto la scala è esattamente, scusate, la trave che dà sulla scala è esattamente corretta. In buona sostanza, che cosa è successo? Che se io adesso vado a vedere il mio modello, magari spengo come prima la parte, diciamo, del piano superiore, vediamo che anche sul tetto le travi non sbordano più, ok? E diciamo, il modello a questo punto è corretto. Vedete, io ho anche associato, diciamo, il materiale cemento armato, per cui, diciamo, io sono a posto. A questo punto sì, il modello è totalmente corretto. Come diceva l'ingegnere, io ho importato anche il file delle armature, per cui questo è, diciamo, la struttura senza le armature. In realtà, allora, qui già potrei fare delle cose, nel senso che, ad esempio, a livello anche puramente architettonico, potrei andare a fare delle sezioni e vedrei quelli che sono in effetti le nuove travi con le nuove sezioni, per cui, diciamo, posso già elaborare il mio modello architettonico correttamente, per cui magari adesso ne traccio una, diciamo, qui, e ho la mia sezioncina, ok, dinamica, dove ho all'interno, diciamo, le nuove travi con le nuove sezioni, ok? Per cui, diciamo, sono già in grado anche di vedere correttamente le quote, se sono corrette o meno. Altrimenti posso andare a vedere anche le travi con, appunto, il cemento armato. Anche qui mi ero semplicemente caricato, magari questo lo spengo e vado a caricare il modello con i ferri, per cui vado ad attivare questo modello, questo lo spingo anche questo che non mi interessa, e vediamo che cosa succede. Il modello ovviamente è quello, adesso lo vedete comparire nella finestra di controllo progettuale,
E qui mi dà la possibilità di fare ulteriori considerazioni. Vedete che il modello è sempre quello, solo che qui ho tutte le armature. Okay? Questo è molto interessante perché ovviamente, diciamo, io posso magari tolgo nella modalità di animazione non tanto questo, ma gli spigoli che altrimenti mi oscurano i ferri. Allora tolgo gli spigoli, ok, perfetto. E se vado nel navigatore oggetti posso andare a spegnere, diciamo così, tutte le tipologie di strutture tranne i tondini. Per cui, come potete vedere, ho esattamente tutti i ferri nella piattaforma di bimotori. Io non ho fatto praticamente nulla se non controllare le sezioni che siano corrette, che non vadano a interagire, diciamo, con quello che io avevo previsto a livello architettonico. Notate, diciamo così, la correttezza dei ferri, per cui l'infittimento staffe e tutte queste cose. Io qui sarei già pronto anche a fare degli esecutivi, per cui tirarmi fuori quelle che sono le sezioni tipo, fare gli esplosi e quindi andare a gestirmi anche il calcolo del ferro, il computo del ferro, quanti chili d'acciaio ci sono. Arriviamo subito, praticamente vi faccio un esempio. Allora, rimaniamo pure qui, magari mi isolo semplicemente anche solo un piano per avere, diciamo, un po' meno cose attive sullo schermo, in questo modo. Ok, qui ho degli impalcati, vado a farmi una sezione in questo modo, ok. Magari, diciamo, facciamola al 50, che almeno, diciamo, come sistema è migliore. E qui andiamo eventualmente a definire se ci sono delle campiture, tipo, diciamo, gli spigoli. Io li voglio vedere, per cui spigoli in vista. Vediamo un po'. Vedete che ho la mia travettina. Qui eventualmente posso andare a modificare eventualmente se voglio delle campiture come riempimento, diciamo, posso ovviamente andare a intervenire in diversi modi. Ok, fatto questo, ovviamente posso andare a farmi gli estrati, per cui gli esplosi, quindi faccio un estratto totale, posso andare eventualmente a spegnere quello che non mi serve, posso allinearmi, per cui di fatto io non devo fare altro che fare il mio particolare come siamo abituati, per cui vado magari vado sul modulo di ingegneria e vado a descrivere magari anche il mio particolare in questo modo, oppure posso cambiare, diciamo, la tipologia di descrizione magari con un pettine, e qui posso veramente sbizzarrirmi per fare il mio disegno nel miglior modo possibile. Okay, per cui qualsiasi cosa che io adesso faccio, questa la posso impaginare con un passepartout a scala che voglio e posso sezionare qualsiasi oggetto della mia travata. Per cui, diciamo, anche qui, qualsiasi particolare io voglia creare, a questo punto non devo fare altro che decidere dove sezionare. Lui praticamente mi fa le sezioni e mi definisce. In realtà posso anche andare a modificare il campo di riferimento, se voglio vederlo più o meno grande, e anche qui vado a tirarmi fuori i miei ferri, per cui la staffa è qui, faccio un estratto parziale o totale e quindi ho tutto il mio particolare armato in questi termini. Come vi dicevo, è completo. Andiamo nel navigatore oggetti, mi sgancio, tengo soltanto i tondini e quindi praticamente non devo fare altro che fare tutti i miei particolari in questi termini. Ok? Ovviamente ho la possibilità di andare a definire i chili di acciaio, ho una serie di formule, diciamo di formule di report, per cui richiamo qui, va a leggere tutti i chili di acciaio che naturalmente io ho a schermo, per cui, diciamo, in questo caso ho i 2225 kg di acciaio. Okay? Con tutta la tabella dei ferri, ovviamente, che abbiamo a disposizione con le dimensioni e quant'altro. Queste sono liberamente personalizzabili, ovviamente, nella piattaforma di B-Motoring, e il risultato, diciamo, da questo punto di vista è notevole. Ok?
io ho terminato. Naturalmente, oltre a fare questo passaggio, anche noi direttamente da Axis VM possiamo esportare tutti gli esecutivi oltre che nel formato IFC, quindi le travi con le armature nel formato IFC, possiamo anche stampare le travi in formato di XF, quindi creare direttamente un esecutivo da cantiere, sia per le travi che per i pilastri, che per i setti, insomma per tutti gli elementi in cemento armato. Quindi possiamo seguire entrambe le procedure, stampare noi il file di XF, fare gli esecutivi, o passare il file IFC con le armature in questo caso al progettista architettonico, e lui può gestirle all'interno del suo software. Grazie.